L'unione fa la forza. Il detto popolare non sbaglia e legare assieme due eventi che parlano lo stesso linguaggio è stata una mossa vincente. Obiettivo centrato, quindi, per la settimana agricola che è partita con Fanogeo al Codma di Rosciano ed è proseguita nella scorsa settimana con la 36esima festa della mietitura della storica cooperativa Falcineto. Ci è piaciuto molto quest'anno unire quella che è la festa popolare della campagna, quella che facciamo al Codma con i prodotti e alcune aree tematiche, unirle a questa che guarda più ai lavori nella campagna, al trattore, mi sembra che faccia parte sempre del mondo agricolo e che quindi riesca a dare così questa immagine che è importante per noi, dare l'idea di questa settimana dell'agricoltura. Al Falcineto Park i soci della cooperativa e amici si sono ritrovati per rivivere momenti storici del lavoro dei campi, quando non c'erano i super trattori moderni, veri e propri mostri di potenza con cabine insonorizzate, aria condizionata e stereo, ma i trattori invece cantavano sotto la sapiente guida dei contadini. E le tre Beatrici avevano bisogno del mitico Superlandini testa calda per far girare la puleggia. E anche se quest'anno tanti erano gli eventi collaterali messi in atto dalla cooperativa con le prove di aratura in campo e le dimostrazioni di cultura, il vero evento è la festa vera e propria. Stiamo già ragionando per il prossimo anno, nel senso che loro hanno tante idee, io ne ho qualcuna, anche diverse tra di noi. Però la cosa certa è che ci metteremo d'accordo, troveremo il meglio di queste cose per continuare questa settimana dedicata all'agricoltura e di mettersi dentro delle cose che interessino la gente, a cominciare dal primo giorno che comincia Fanogeo all'ultimo giorno che finisce la festa del mietitura.